questo è uno dei posti più belli del lago di Chierossa. Qui entra il torrente che alimenta la diga ed è un posto pieno di prote e boccaloni. È un posto veramente eccezionale. È una mora spettacolare e integra. Le condizioni dell'acqua sono fantastiche. Queste sono acque di categoria A, io le definirei A superiore, perché sono acque che veramente che si possono bere. E vale ancora la pena di andare in posti come questa pesca. Hemingway scriveva che ci sono dei posti al mondo in cui vale la pena di tornare, di viverci e soprattutto di riconoscerli. Io dico ecco che questo lago qui, questo lago con queste acque splendide, di categoria A, piene di salmonidi, è uno di quei posti in cui vale la pena di vivere e di tornarci. Molte volte noi italiani ci avventuriamo in viaggi in Scozia, Canada, Alaska, a cercare le trote, salmoni e a pensare che ce l'abbiamo anche vicino casa, questi posti così belli. Qui ci sono trote, sono state catturate, ci sono trote da 7, 8, 10 kg, trote lacustri, trote fario, che testimoniano la qualità di queste acque. L'acqua che scendono dalle montagne del Bottore, di questa montagna di 2400 metri, acque limpide, pulite, in cui lungo le sponde possiamo vedere i gamberi, vediamo l'airone cenerino e vediamo soprattutto per me, che ho questa tremenda passione, trote lacustri spettacolari, bellissime. Questo lago, beccaccini, piro, marsaiole, germani, c'è un po' di tutto. Finalmente un bell'animale. Eccola che sta arrivando. Molte volte purtroppo posti ancora belli come questi sono stati rovinati da un turismo eccessivo e da problemi ambientali. Io mi auguro che questo lago, come altri specchi d'acqua, restino per i nostri figli quello che troviamo noi oggi. Ancora un ambiente intatto, meraviglioso e degno di essere vissuto da un uomo civile.